Benvenuti in un nuovo video. Oggi faccio un video in collaborazione con la Globland, che mi ha gentilmente omaggiato di questi meravigliosi ventagli per andare a fare lo stencil sopra. Mi vedete un po' con le mani sporche perché ho fatto delle prove che non mi sono venute tanto bene, quindi questa volta provo a fare un'altra stampa, perché la Globland mi ha dato tantissime stampe bellissime, e quindi faremo un'altra prova su questo ventaglio qui. Ne ho fatti fuori addirittura 5, perché non è facile lavorare su questo tipo di materiale. Però se voi andate nel sito di Globland, vi lascio qui il link in sovraimpressione con il coupon, e lì troverete qualsiasi altro tipo di materiale per andare a fare la stampa. E in questo video volevo fare una prova per vedere se riuscivo a fare una stampa su un ventaglio. Come già vi ho detto, purtroppo non ci sono riuscita, sono venuti un po' male, e quindi provo un altro stencil e andrò a utilizzare questo qua. Andrò a utilizzare la luna e la nuvola, e poi andrò a mettere qualche stellina molto semplice e le nuvoline. Ci proverò, vediamo cosa viene fuori. La scritta non la toccherò, ma toccherò solamente le stelline e le nuvoline. Speriamo di riuscire a fare una cosa carina. E andrò a utilizzare questo colore, il color panna, questo qui non è proprio bianco ma è un color panna, e andrò a fare una stampa con il nero, perché mi trovo meglio. Con questi ventagli è molto difficile, ho constatato che è molto difficile fare la stampa, perché praticamente è dovete tenere molto tirato il ventaglio, e in più ci stanno queste stecche che purtroppo tante volte mi hanno fatto venire le sbavature sul disegno. E quindi adesso riprovo a fare la stampa e vediamo cosa viene fuori. Vado a fermare il ventaglio con un po' di scotch carta, che vado a togliere un po' di colla, perché sennò mi si strappa, perché è carta praticamente il ventaglio, quindi si stacca e magari il disegno non viene bene. Quindi vado a attaccarlo. Ecco qui. Adesso vado a prendere il mio stencil e vado a mettere la luna e la nuvola, sperando che in questo giro mi viene qui in mezzo. Utilizzerò il nero perché non ho altri colori da poter utilizzare, quindi utilizzerò il nero. Vado a fissare anche qui, vado a metterlo in mezzo e me lo vado a fermare così. Ecco qui. Adesso proviamo a fare la stampa. Vado a utilizzare questo qui, vado a prendere un po' di colore e vado a togliere l'eccesso e proviamo. Dato che qui purtroppo ho sbordato, ci vado a mettere una stella. Ecco qui. E come vedete, purtroppo il disegno non mi viene perfetto. Vedete, non viene proprio per niente perfetto, perché ci stanno queste stecche. E adesso io vado a fare delle stelline dove ho sbavato, perché tanto per forza. Vedete? Non è molto facile come lavoro, purtroppo. Ma io ci ho provato lo stesso. Adesso vado a recuperare le stelline, intanto vado a recuperare un po' la situazione.
dato che ho messo una nuvola qui, ne voglio mettere una anche qui, dato che ormai, come si dice, il danno è fatto, ne voglio mettere una anche qui, una qua sopra, facciamo un po' di una cosa irregolare, così almeno dovrebbe venire una cosa carina.